Con grande gioia mi rivolgo a tutti voi, allievi della Fondazione Villaggio dei Ragazzi, all'inizio dell'anno scolastico, perché non sarà facile riuscire a parlare con tutti nei primi giorni, già che grazie a Dio e grazie al lavoro di tutta la squadra, anche quest'anno ulteriormente incrementiamo la famiglia. Saremo in tanti i ragazzi e le ragazze che frequenteranno quest'anno le aule della Fondazione e dunque non volevo però, nell'attesa di rivederci di persona, non volevo lasciar passare più tempo senza salutarvi, senza rivolgervi un saluto, senza esprimervi i miei sentimenti in questo inizio d'anno accademico. La prima cosa che vorrei condividere con voi è una riflessione sulla congiuntura che il mondo sta vivendo, che sta affrontando anche la nostra Italia insieme al resto del mondo. È un momento particolare, un momento difficile, un momento che con relativa facilità possiamo definire di crisi. È in questa crisi che affronta sicuramente più ambiti, voi giovani siete la speranza, voi sarete i protagonisti per superare questa crisi. E quello richiede da parte di ognuno, da parte di ogni allievo della Fondazione, la maturità, la consapevolezza, la capacità per comprendere che senso ha la vostra vita, che senso ha vivere e affrontare la lotta di tutti i giorni. Non sono tempi facili, sono tempi che richiedono fatica, che richiedono veramente un impegno speciale. E io voglio invitarvi a farlo, voglio invitarvi a prendere la vostra vita nelle mani, con serietà, con un grande senso della responsabilità. E questo vuol dire innanzitutto approfittare bene quello che vi insegnano a scuola. I professori daranno il meglio di sé per insegnarvi le diverse materie, le diverse discipline. Non dobbiamo conformarci con il minimo, con sperare di passare l'anno con facilità, facendo il minimo indispensabile. Dobbiamo approfittare bene l'occasione che abbiamo. Io quest'estate ho avuto l'opportunità, come altri anni, di visitare alcuni paesi del così chiamato terzo mondo, come l'India, e ho visto quanti ragazzi non possono andare a scuola, non hanno la possibilità di formarsi come l'avete voi. Non sprecate questa opportunità. Approfittate ogni giorno con la voglia di imparare il massimo. Però la scuola, soprattutto le scuole del villaggio, non sono soltanto un'accademia dove si imparano tante cose dal punto di vista del contenuto, ma è una scuola di vita, dovrebbe essere una scuola di vita. Per cui nella fondazione, voi lo sapete bene, noi facciamo molta attenzione al rispetto, alla promozione dei valori, alla crescita nelle virtù, al rispetto per le regole. Noi ci crediamo a questo, lo consideriamo ugualmente importante ai contenuti che voi imparate. Dunque insieme dobbiamo collaborare perché un giovane, una ragazza, un allievo che oggi sa rispettare queste cose, che oggi capisce l'importanza delle regole, che oggi vive le virtù e cerca di crescere, sicuramente sarà una persona che in un futuro potrà costruire una casa fondata sulla roccia. Invece noi possiamo imparare molte cose, ma se non abbiamo una personalità, se non abbiamo una struttura che ci permetta di lottare nella vita, di affrontare le difficoltà, di avere uno spessore umano, in realtà temo che si sta costruendo sulla sabbia, anche se magari poi alla fine i voti sono tutto sommato positivi. E infine volevo dirvi che questa responsabilità di fronte alla congiuntura mondiale che stiamo affrontando significa soprattutto amare la vita. Amare la vita, come diceva Don Salvatore, significa prendersi la vita con la serietà che merita, dare un senso alla vita. Amare la vita vuol dire lasciare da parte le superficialità nel modo di affrontare il giorno dopo giorno. Amare la vita significa capire che la vostra esistenza è troppo importante per sprecarla in un modo incosciente o superficiale. Amare la vita significa quello che Giovanni Paolo II disse ai giovani: fate della vostra vita un capolavoro, prendete in mano la vostra vita e fate un capolavoro. Questo invito del beato Giovanni Paolo II, il Papa dei giovani, penso che oggi più che mai è attualissimo. Dunque, lasciare da parte qualsiasi mentalità che richieda nichilismo,
superficialità, passare il tempo senza dare a ogni giornata, a ogni impegno, il senso che merita. Impegno accademico, rispetto per le regole, senso della vita, tutto quanto aiuterà a crescere e vorrà dire che se voi avete approfittato bene questa opportunità, voi vi amate, voi amate la vita. Quello è il mio desiderio più profondo, che ognuno di voi sappia fare di quest'anno un anno diverso, un anno migliore, un anno più entusiasta, un anno dove veramente ognuno possa dire ho dato il meglio di me. Nessuno deve dare più di quello che può dare. C'è chi nasce con più intelligenza, c'è chi nasce con più volontà, c'è chi nasce con più qualità in un ambito o in un altro. Questo non dipende da noi, ma c'è una cosa che dipende da noi. E sfruttare al massimo quelle qualità che abbiamo, nell'ambito che sia. Quell'ambito è la nostra responsabilità, sfruttare al massimo tutto quello che il Signore ci ha dato. Se noi facciamo questo, allora avremo fatto un capolavoro con la nostra vita, allora potremo sentirci felici, ma non una felicità che è un fuoco di artificio, quella pseudo felicità che viene da certi momenti sporadici, isolati, per una apparente felicità che può venire anche dalla mancanza di serietà negli impegni. La vera felicità, quella che veramente brilla, che è luce vera, è la felicità che nasce da un rispetto per i propri impegni, da un prendere in mano la propria vita. Quello mio augurio, e io mi unisco in questo momento anche nell'augurare ai docenti e ai presidi e a tutto il personale, ma anche ai vostri genitori, che facciano squadra, perché insieme dobbiamo facilitare ai giovani studenti il raggiungimento di questo scopo, di questo obiettivo, che riescano ad avere un anno veramente di crescita e di maturazione personale. Aiutiamoli, affrontiamo insieme questa sfida e sono sicuro che alla fine tutto l'impegno che avremo messo sarà ricompensato abbondantemente. Di nuovo auguri. E contate sulle mie preghiere, contate sulla mia disponibilità e vicinanza, perché anche io voglio essere con tutti voi insieme lottando affinché quest'anno sia un anno indimenticabile e positivo per tutti. Arrivederci.